Una buona giornata e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale che apriamo con i numeri dell'emergenza coronavirus, non tanto con i numeri quanto con la situazione che si sta verificando nelle ultime ore a Chieti. E allora noi andiamo proprio in diretta da Paolo Renzetti, che si trova proprio nel comune di Chieti in compagnia del primo cittadino Umberto Di Primio. Perché? Perché ieri, innanzutto vi do il buon pomeriggio sindaco, buon pomeriggio Paolo. Ieri proprio il sindaco di Chieti ha fatto un video, un post sui social per avvertire la popolazione di 4 casi di contagi da Covid-19 all'interno di uno stesso nucleo familiare. Ovviamente chiedendo di mantenere la calma e di non abbassare la guardia. Buon pomeriggio Paolo, buon pomeriggio sindaco. Grazie, grazie Jacopo, buongiorno a te, ovviamente ai nostri telespettatori. Siamo a Palazzo di Città, ringraziamo il primo cittadino di Chieti, Umberto Di Primio, per averci ovviamente ospitato, tra l'altro nella sua stanza da sindaco ancora per qualche settimana, per 2 mesi possiamo dire. Dunque, poi ci sarà tempo per i bilanci, però scherzi a parte, Di Primio, parliamo di questa situazione perché lei ieri con questo post su Facebook ha voluto giustamente allertare, avvisare la cittadinanza di quanto accaduto. Se non erro però sono 5 le persone positive, non 4. Quali sono le novità degli ultimissimi minuti? Sì, grazie. Più che avvisare e allertare la città, ho voluto mettere un punto fermo in una situazione che si stava facendo veramente fastidiosa, cioè la solita ridda di voci che giravano in città, sui social, con le indicazioni di Tizio, Caio, piuttosto che l'altro, come possibili contagiati dal coronavirus. Ho voluto stabilire un punto fermo, che è quello che mi veniva dalle informazioni assunte dalla ASL, cioè vi era una prima refertazione che parlava di 5 persone contagiate dal coronavirus, una di queste ricoverata presso il reparto di malattie infettive del nostro nosocomio. E ho voluto soprattutto far capire a tutti che non è vero che è tutto passato, che come purtroppo abbiamo avuto dimostrazione ci si può ancora ammalare di coronavirus, si può ancora essere contagiati, e quindi se è vero che dobbiamo tornare tutti alla normalità, e a gran forza dobbiamo pretendere che si torni alla normalità, questo non vuol dire poter abbassare la guardia, questo non vuol dire poter liberarsi delle mascherine quando si è in luoghi chiusi, negli uffici, in un negozio, piuttosto che con delle persone. Questo vuol dire soprattutto non fare assembramenti, perché devo dire altresì che oltre le 5 persone contagiate abbiamo oggi dovuto registrare la quarantena per 30 nostri concittadini, i quali sono entrati in contatto stretto con queste persone. Aggiungo anche un'altra cosa: siccome tutti sappiamo trattarsi di persone che hanno un'attività commerciale, io dico a chiunque si sia recato in un'attività commerciale di avere tranquillità e calma, non c'è un'esplosione di coronavirus, c'è da essere molto attenti, sono passate più di 48 ore, così come prevedono i protocolli, quindi se nessuno ha avuto da lunedì della settimana scorsa, non ha avuto dei sintomi che sono quelli che tutti ormai conosciamo del contagio da coronavirus, estrema tranquillità, non ci si ammala per forza, bisogna essere tranquilli, bisogna stare tranquilli. Nel caso in cui si avesse sintomi, va chiamato il medico di famiglia, il quale provvederà a richiedere alla ASL un tampone per sicurezza. Io personalmente ho parlato con il direttore Shell e con il responsabile del servizio Torzi, i quali mi hanno dato assicurazione e rassicurazione sul fatto che laddove dovessero giungere delle richieste di tampone provvederanno immediatamente. Questo perché è intenzione di tutti circoscrivere da subito il possibile perimetro del contagio e evitare che ci sia propagazione mediatica ma anche virale, che è la cosa più importante di questo fenomeno. Lei giustamente, sindaco, vuole
tranquillizzare la cittadinanza e il messaggio lanciato ieri su Facebook è sicuramente questo obiettivo, come anche oggi ai nostri microfoni, però a Chieti c'è un po' di apprensione, soprattutto nella zona del centro storico, soprattutto nella zona proprio a ridosso di questo esercizio commerciale. Ma certo, è comprensibile che ci sia apprensione, è comprensibile che ci siano cittadini spaventati perché magari si sono serviti da loro. Tutto questo è vero, è possibile, anzi lo tocchiamo con mano, esiste già come problema, ma io non posso esimermi dal dare un messaggio che è quello della massima tranquillità. Non stiamo parlando di qualcosa che non conosciamo, parliamo di qualcosa che conosciamo, sappiamo come affrontarlo, sappiamo quali sono i sintomi, non stiamo a febbraio quando non avevamo attrezzature né percorsi per poter affrontare il problema. Il caso è circoscritto a 5. Io ricordo a tutti che in questi 2 mesi nella nostra città abbiamo avuto quasi 300 positivi, con un numero spropositato di persone messo in quarantena. Abbiamo gestito tutto senza clamore. Adesso capisco, comprendo che nel momento in cui ci si era rilassati questo nuovo dato possa creare maggiore apprensione. Io dico che deve creare maggiore attenzione, cioè deve mettere in testa a quelli che con poca intelligenza hanno pensato che tutto fosse finito, che invece bisogna continuare a stare attenti. Oltre questo però dico che dobbiamo per davvero giudicare e esaminare le cose dati alla mano. I dati alla mano ci dicono che nella città di Chieti ci sono soltanto 2 persone positive di questa vicenda, per questa vicenda, e ci sono 29 persone poste in quarantena. Questo è il dato oggettivo. Essere in quarantena non vuol dire essere positivi, quindi 2 positivi su una popolazione di 54.000 abitanti credo che non debba essere un dato che deve creare apprensione. Sarei più preoccupato, ed è per questo che ho fatto una richiesta alla Polizia Municipale di intensificare i controlli, sarei più preoccupato di coloro che fanno assembramenti davanti ai locali, che non rispettano le regole nei bar o che non osservano il distanziamento laddove è richiesto. Questa è la cosa che mi fa più paura, perché lì vuol dire non poter controllare la situazione. Aggiungo alla informazione che lei correttamente dava che una delle persone risultate positiva e aveva scaricato l'applicazione, l'app Immuni. Questo sta consentendo a noi tutti, con la sua autorizzazione, di poter rintracciare tutti i luoghi dove questa persona è stata e quindi anche con chi è stato. Il che vorrà dire anche avere un dato ancor più puntuale sulle persone che hanno avuto un contatto stretto, perché solo quelle sono quelle che devono essere attenzionate e non tutti coloro che vivono a Chieti, che vivono nel centro storico o sono andati nel negozio. Jacopo, a te la linea, il sindaco è a nostra disposizione per qualche domanda, ovviamente anche da studio. Certo, di nuovo buon pomeriggio sindaco. Ecco, proprio sulla questione dell'app Immuni, perché lo ricordiamo, è notizia di ieri che per la prima volta in Abruzzo si è attivata la procedura per la segnalazione di positività. Siccome attorno a questa applicazione nelle settimane scorse c'è stata un po' di polemica, un po' di maretta, serve, non serve, troppo tardi, rilasciata in tempi non tempestivi, ecco, evidentemente oggi ne vediamo i benefici oppure no? Ma oggi credo che noi stiamo sperimentando come questo elemento di tecnologia all'interno di una pandemia possa essere d'aiuto a chi deve poi fare rintracciare i percorsi di quanti sono risultati positivi. È indubbio che l'app si dimostra come un'app utile per chi deve fare questo lavoro di rintraccio delle persone che sono entrate in stretto contatto. È un aiuto, un ausilio di carattere tecnologico che, fatta la tappa sulla necessità di preservare la privacy di ognuno, credo in questo momento dia una grande mano a chi all'interno della ASL deve compiere un compito non facile, che è quello di chiamare a casa le persone che sono state a stretto contatto e avvisarle che dovranno essere messe in quarantena. Un'altra considerazione, siccome dal suo post e anche dalle parole di poco fa effettivamente si evince che la vera preoccupazione del primo cittadino di Chieti in questo caso è più che altro la sensazione che in giro ci sia un po' una sorta di vabbè, oramai l'emergenza è passata. Ecco, a distanza di qualche ora, di un giorno dal suo post, lei ha trovato anche un feedback all'interno della sua popolazione per cui adesso c'è una consapevolezza
magari maggiore, che le cose non siano terminate, cosa che magari fino a qualche ora fa non c'era? Guardi, io le do due dati, in realtà in contrasto l'uno con l'altro. Il primo è che mi è riferito e che nella zona in cui c'è l'esercizio di questi signori oggi c'era molto meno gente in giro. Qualche mascherina in più la si vede, allo stesso tempo le devo rappresentare per presa di coscienza diretta, per aver visto io personalmente che in alcuni bar si è seduti l'uno vicino all'altro senza problemi, senza distanziamento tra un tavolo e l'altro. Quindi queste sono le due facce di una stessa medaglia, quella di chi è spaventato e oggi non si muove e di chi invece incoscientemente crede di poter fare un po' tutto quello che vuole, nonostante si chieda ancora di avere alta l'attenzione sul problema epidemico e sul problema del possibile contagio. Io penso che non si debba, in questa vicenda da sempre ho adottato un metro che non era quello dell'integralismo di alcuni miei colleghi, cioè non ho ritenuto di dover mettere la città sotto una campana di vetro, ma non ho neppure lesinato degli interventi forti come la chiusura della villa comunale. Io credo che in queste occasioni l'equilibrio, la conoscenza di quello che abbiamo a disposizione siano elementi fondamentali. Oggi noi abbiamo una conoscenza piena di tutte le procedure da seguire, abbiamo strumenti assolutamente all'altezza per gli stress test fatti durante il periodo di acuzie della pandemia. Oggi dobbiamo sfruttare questo know-how che abbiamo acquisito per gestire al meglio una emergenza nuova. Il caso isolato, si tratta di 5 persone, 2 residenti a Chieti, parliamo di 30 persone in quarantena, non positive ma in quarantena per il momento, quindi il caso è isolato, ma credo che questo caso isolato, augurando ogni bene ovviamente a chi ne è coinvolto, sia servito a far capire alla gente che non si può abbassare la guardia. In tutta questa vicenda un po' di superficialità devo dire c'è stata e quella superficialità oggi forse ci costringe a commentare questo episodio di cronaca. Paolo. Sì, per chiudere, io sindaco vorrei chiudere con una battuta, augurandoci ovviamente che questa situazione possa rientrare, questo mini focolaio possa rientrare nel giro di pochi giorni e tornare dunque alla normalità. Per lei sarà un'estate calda perché dovrà gestire la campagna elettorale da primo cittadino in vista di quello che accadrà a settembre. Non ci sarà tempo per le ferie, per le vacanze, per il sindaco di Primio, perché a Chieti il 20 settembre si voterà. Guardi, l'anno scorso 5 consiglieri comunali di Forza Italia che facevano le bizze mi hanno costretto a tornare dalle ferie il 14 di agosto. Quest'anno ho evitato di partire, così non devo tornare. Grazie, grazie al sindaco di Chieti Umberto Di Primio, grazie a Loris Bennato per l'assistenza tecnica. Da Chieti, da Palazzo di Città è tutto, linea che può tornare allo studio, a te Jacopo. Grazie, grazie Paolo, grazie ovviamente per la disponibilità al primo cittadino di Chieti Umberto Di Primio. Noi rientriamo, andiamo avanti con il nostro telegiornale, continuiamo a parlare di sanità perché sono state illustrate questa mattina dai vertici di CGIL, CISL e UIL pensionati le ragioni e le modalità di svolgimento della manifestazione regionale dei pensionati indetta per giovedì 23 luglio a Pescara in piazza Alessandrini. Si chiede un piano straordinario sulla medicina. Case di riposo che vanno ripensate sicuramente, che vanno modificate. Noi abbiamo chiesto un incontro specificamente ad aprile sulle case di riposo perché non sapevamo la situazione delle case di riposo dell'Abruzzo. Delle 16 case di riposo, quello che aveva chiesto il Ministero della Sanità di capire cosa stesse succedendo, solo 6 avevano risposto. Da notizie nostre personali abbiamo appreso che un solo caso di decesso delle case di riposo, un solo caso è riferibile al Covid rispetto ai 47 decessi che ci sono stati nelle case di riposo. Quindi la manifestazione che facciamo oggi è rispetto a quella richiesta che avevamo fatto d'incontro con la Regione per sapere che cosa è successo. La Regione non ha mai risposto a questa, non si è fatta mai sentire, l'abbiamo sollecitata di nuovo con un'altra lettera e non è sortito alcuna cosa. Quando chiediamo l'intervento straordinario
un piano per la medicina territoriale, mettiamo in correlazione, facciamo un esempio sulle liste di attesa. È chiaro che se tante delle cose che si sono accumulate in questo periodo, invece di andare in ospedale, si devono fare sul territorio, si possono fare sul territorio, questo significa abbassare le liste di attesa. Ovviamente parliamo di quelle cose che non richiedono soltanto un intervento, diciamo, specialistico, altra specialità, professionalità degli ospedali. Quello che noi chiediamo è che ci sia un piano. D'altra parte, la Regione questo piano lo deve fare anche per un obbligo di legge, perché il Governo gli ha chiesto che deve presentare un piano per la costituzione della rete di medicina territoriale. Questo è quello che noi chiediamo, che ci sia un intervento urgente per utilizzare al meglio i fondi che sono stanziati dal governo e per dare risposte ai problemi che la gente vive tutti i giorni nei territori. Noi, oltre che registrare una scarsa interlocuzione, registriamo una scarso interesse per le problematiche degli anziani, che è ancora più grave rispetto al fatto che ci sia una interlocuzione. Noi abbiamo sempre sostenuto come organizzazioni sindacali che oggi pensare agli anziani non è un problema, cioè gli anziani non costituiscono un peso per questa società, ma un arricchimento della società e soprattutto una risorsa. Pensiamo, proprio anche alla luce dell'esperienza che abbiamo vissuto con questa pandemia, quanto nei servizi che possono essere erogati a favore degli anziani ci possa essere spazi occupazionali. Rimaniamo a Pescara adesso sul futuro delle aree di risulta. I consiglieri comunali del Partito Democratico presentano la loro idea, che prevede che l'area funga anche da attrattore elettorale. Pagnanelli, il progetto delle aree di risulta è arrivato in consiglio comunale, c'è stata la presentazione da parte della maggioranza di quella che è più di un'idea. Il Partito Democratico ha delle idee diverse per quanto riguarda quest'area strategica della città di Pescara. La delibera che viene oggi in Consiglio Comunale è identica a quella portata in Consiglio Comunale nell'ultimo Consiglio Comunale dall'amministrazione Alessandrini. Si tratta dell'approvazione di una variante che ha già seguito il suo iter con l'adozione e le osservazioni e oggi pertanto viene approvata. Quindi non è cambiato assolutamente nulla e il centrodestra, che quando era all'opposizione era contrario e osteggiato in tutti i modi, presentando anche innumerevoli emendamenti per bloccarla, oggi la ripresenta in forma identica. Cambiano soltanto le firme dei presentatori. Poi parallelamente presenta una mozione, un ordine del giorno che va a fare delle modifiche sul progetto, ma che nulla riguarda la questione urbanistica. La verità è che sulla questione urbanistica, quindi sulla variante che viene in Consiglio Comunale, il centrodestra ha cambiato completamente atteggiamento e questa cosa pecca di incoerenza, perché mentre noi del Partito Democratico oggi voteremo a favore, nonostante siamo all'opposizione, perché si tratta del prosieguo di un iter portato avanti da noi, il centrodestra invece passa da essere totalmente contrari a essere favorevoli. Pagnanelli, all'interno del centro-sinistra poi c'è anche una frattura, perché i consiglieri della lista Sclocco Sindaco si sono dissociati dalla vostra idea, dal vostro progetto, perché? Ma i consiglieri Sclocco e Frattarelli non erano nella scorsa consigliatura, il consigliere Frattarelli per poco tempo, quindi probabilmente non hanno partecipato. L'unica cosa che mi viene da pensare è che non avendo partecipato all'iter che ha portato a quella stesura, non l'abbiano condivisa e oggi decidano di fare un percorso autonomo all'interno del centro-sinistra. Noi, per quanto riguarda la posizione del PD, ribadisco la coerenza nel portare avanti quello che abbiamo portato avanti negli ultimi 3 anni. Sì, sono pure nelle circostanze particolari che mi portano a esercitare quella che di fatto è una supplenza, dicevo scherzando che solo a un docente poteva capitare una cosa di questo genere. La cosa importante è che in Consiglio Comunale oggi arriva la delibera per la definitivo avvio della procedura per la riqualificazione delle aree di risulta. È una delibera che volevamo approvare al termine della precedente consigliatura, ci fu un ostruzionismo che
impedì questa cosa, di fatto si è perduto un anno, ma torniamo a questo, quindi siamo rammaricati dell'anno che si è perso, ma simbolicamente trovo un fatto interessante che proprio oggi questo progetto riparta e Pescara, come tutto il paese, hanno bisogno appunto che le opere si realizzino, opere fatte bene che possono rilanciare il nostro sviluppo, perché invece proseguire con l'inerzia e non fare le cose ci condannano a dei ruoli sempre più marginali. Cronaca adesso: la Guardia di Finanza di Nereto ha scoperto e sequestrato a Sant'Egidio alla Vibrata un autocarro con oltre 8 kg di rame, un materiale prezioso e sempre più al centro delle mire della criminalità. Durante l'attività info-investigativa e controllo economico del territorio, i finanzieri della tenenza di Nereto hanno scoperto a Sant'Egidio alla Vibrata un autocarro carico di oltre 8 kg di rame, per i quali il conducente del mezzo non ha saputo indicare la provenienza, né è stato in grado di esibire il documento che di regola accompagna il trasporto di questo materiale. I militari, dopo aver riscontrato la mancata autorizzazione al prelievo del materiale da un deposito vicino, hanno proseguito gli accertamenti, dove è emerso che anche il responsabile dell'attività, in mancanza del previsto registro di carico e scarico rifiuti, non è stato in grado di dimostrare la legittima provenienza del rame. Le Fiamme Gialle pertanto hanno proceduto al sequestro del prezioso materiale, chiamato anche oro rosso, e alla contestuale segnalazione all'autorità giudiziaria del responsabile, individuato nel titolare di una ditta individuale esercente l'attività di raccolta e commercio ambulante di rottami di ferro e altro materiale, per incauto acquisto e per attività di gestione rifiuti in assenza delle prescritte autorizzazioni. Il fenomeno criminale dei furti di rame colpisce società operanti nel settore dei trasporti, dell'energia e delle telecomunicazioni e anche aziende elettrotecniche ed elettroniche attive nella produzione e nell'utilizzazione di beni prodotti con l'impiego di questo metallo. Questi furti, oltre a provocare l'interruzione di pubblici servizi essenziali con ripercussioni di natura economica e sociale di particolare rilievo, possono avere conseguenze per quanto riguarda la sicurezza e l'ordine pubblico. Ancora a cronaca: è morto questa mattina nell'ospedale di Pescara, dove era ricoverato, Benito Penna, 80 anni, l'uomo che secondo la ricostruzione dei fatti ieri pomeriggio ha gettato benzina addosso al vicino di casa e, investito dalla fiammata di ritorno, ha riportato ustioni gravissime sul 90% del corpo. Il vicino, Vincenzo Mattioli, 64 anni, pure ustionato in maniera gravissima, è stato trasferito invece dal policlinico di Chieti al centro grandi ustionati dell'ospedale Sant'Eugenio di Roma. Il fatto è avvenuto ieri intorno alle 17 a Torrevecchia Teatina. Le case dei due, in una zona di campagna, sono divise da un muro di confine che sarebbe all'origine da diverso tempo dei loro contrasti, dei liti e battibecchi nel corso degli anni, sfociati in alcune denunce reciproche. Sul fatto stanno indagando i carabinieri della stazione di Chieti, che ieri hanno acquisito le immagini di una delle telecamere di videosorveglianza dell'abitazione di Mattioli, che hanno ripreso la scena. Il liquido infiammabile, secondo quanto si è appreso, è stato gettato addosso a Mattioli quando questi si è avvicinato al muro. L'uomo è stato soccorso dalla compagna, che con alcuni teli ha spento il fuoco. L'inchiesta è coordinata dal sostituto procuratore della Repubblica di Chieti, Marica Ponziani. Una ragazza è stata colta da malore mentre era in procinto di raggiungere il Corno Grande sul Gran Sasso. La giovane non era in grado di proseguire, così i compagni di escursione hanno allertato l'elisoccorso. Ancora paura in montagna. Una ragazza di 27 anni ha approfittato del weekend per un'escursione notturna immersa nella natura. L'obiettivo era quello di vedere l'alba dal Corno Grande sul Gran Sasso, che con i suoi 2900 metri sul livello del mare è la vetta più alta dell'Appennino. La giovane però, residente a Cellino Attanasio in provincia di Teramo, non è riuscita a raggiungere la cima. L'escursione infatti si è interrotta alla Conca degli Invalidi, a 300 metri dal traguardo. A mettere fine alla gita notturna, iniziata intorno all'una di notte con il proposito di percorrere la via normale, il percorso che conduce alla vetta occidentale del Corno Grande, è stato un brutto malore. La donna, forse eccessivamente affaticata dall'arrampicata, non è stata più in grado di proseguire, tanto da costringere i compagni di escursione ad allertare il 118. Così, alle prime luci dell'alba, dalla base dell'Aquila si è alzato in volo l'elicottero, che, supportato da una squadra di tecnici del soccorso alpino e speleologico, ha raggiunto il gruppo di escursionisti. Collocata sulla barella,
Isabella, la ragazza è stata imbarcata sul velivolo e trasportata all'ospedale San Salvatore dell'Aquila, dove sarebbe ancora ricoverata per accertamenti. Una vicenda questa che per fortuna non ha avuto alcun tragico esito, se non quello di una gita rovinata. Cambiamo decisamente argomento adesso. Settima edizione di Steels of Peace, la mostra promossa dalla Fondazione Area e dalla Fondazione Tercas. Quest'anno ad Adria è stata esposta l'arte giapponese. Il Giappone si trova ad Atri. Steels of Peace and Everyday Life è la manifestazione promossa dalla Fondazione Aria e dalla Fondazione Tercas con il patrocinio della Regione Abruzzo. La settima edizione mette in mostra l'arte nipponica nel comune della provincia di Teramo. È una manifestazione importante, sento il dovere urgente anche di ringraziare l'assessore alla cultura che con grande impegno crede molto in questo festival con naturalmente le dovute ragioni, l'ho organizzato anche quest'anno con grande cura, seguito tutto, estrema attenzione con la pignoleria che lo contraddistinguono. Ringrazio anche naturalmente la Fondazione Aria e la Fondazione Tercas, anche perché quest'anno oggi riapre un luogo suggestivo chiuso ormai da 60 anni che è il cortile del Palazzo Cardinale Cicada. Nelle cisterne di Palazzo Acquaviva due modi di interpretare lo spazio, un orientale tramite l'opera di un artista giapponese e un occidentale con le installazioni di un artista italiano che mettono in luce lo scambio culturale tra due civiltà lontanissime. Più che una mostra dichiarativa o che sbandiera, è proprio una mostra che vorrebbe portare l'osservatore, lo spettatore dentro le opere a riflettere appunto su queste caratteristiche culturali comuni. Nel Palazzo Cardinal Cicada invece la fotografia di Paolo Dell'Elce immortala sguardi sulla natura e sull'interiorità umana. È l'oggetto d'arte che riesce a creare, che riassume un mondo, è diventato un contenitore dove sono riportate le emozioni più intime e i rapporti che legano l'uomo alle espressioni d'arte. Nel museo archeologico il Giappone si racconta con le stampe contemporanee, frutto delle tecniche orientali, e vi è anche uno scorcio sull'affascinante mondo delle geisha, le iconiche artiste nipponiche. E poi una rassegna cinematografica nel cortile di Palazzo Acquaviva, 6 proiezioni di registi giapponesi celebri in tutto il mondo, da Takita a Miyazaki. L'esposizione rimarrà ad Atri fino al 6 di settembre, tutte le mostre sono gratuite e accessibili a chiunque su prenotazione, così da poter rispettare tutte le normative riguardo l'emergenza Covid. Sport adesso, calcio di Serie B, altro pareggio venerdì per il Pescara contro il Frosinone. Adesso una settimana tipo per preparare la partita fondamentale di venerdì al provinciale di Trapani. Il tutto aspettando anche l'esito del ricorso presentato dal Delfino contro le 3 giornate di squalifica inflitte a Galano. Ma per il presidente biancazzurro Daniele Sebastiani, con la gestione di Andrea Sottile si vede un Pescara con maggiore cattiveria in campo. Lo ascoltiamo. Speriamo che prossimamente magari si veda un primo tempo diverso e un secondo meglio, perché sono 2-3 partite che noi facciamo veramente, iniziamo molto bene qui in casa, però non riusciamo a portare a casa l'intera posta. Però sicuramente se guardiamo il punto contro chi l'abbiamo ottenuto è un punto che ci fa guardare con ottimismo l'immediato futuro. I dati dicono che nel girone di ritorno, prima e dopo il lockdown, il Pescara ha vinto solo 4 volte. Questa squadra nella seconda parte di campionato ha incontrato delle difficoltà nel raccogliere l'intera posta. Secondo il presidente del Pescara, perché? Perché purtroppo abbiamo fatto come tutte, e quindi non è una scusa solo per noi, come tutte abbiamo avuto il periodo di fermo, ma in più noi venivamo da un periodo dove c'erano tanti giocatori fuori che non si sono né allenati né hanno recuperato il ritmo gara. Se penso a Pucciarelli, che praticamente sono 5 mesi che è fuori, il ragazzo sta facendo il massimo, però è chiaro che qualche difficoltà in più la incontra rispetto ad altri. Per cui adesso non è importante quanti punti abbiamo fatto, adesso in questo momento è importante fare i punti che servono da qui alla fine per mantenere la categoria. Ma Zappa non è, secondo me non è più una scoperta, Zappa credo che sia in assoluto in questo momento il giovane più forte che c'è in giro, e
per quanto riguarda Clemenza non lo devo scoprire io. Clemenza è un giocatore che ha delle doti importanti, anche lui ha bisogno di continuità, perché poi alla fine se non giochi i 90 minuti fai fatica a mantenerli, quindi speriamo che adesso ci sarà una settimana piena per recuperare, una settimana tipo normale, speriamo che tutti quanti possano recuperare al meglio e andare a fare una grande gara a Trapani. Quello che mi piace di questa squadra in questo momento è anche un pizzico di cattiveria in più che sta mettendo, che è secondo me frutto del lavoro del suo allenatore. Per chiudere, l'ultimissima, avete fatto reclamo per quanto riguarda la squalifica di Galano, contate di veder ridotta da 3-2 le giornate di stop per il vostro giocatore? Ma per quello che è successo anche uno sarebbe troppo, però è chiaro, ne abbiamo prese 3 di giornate e speriamo di almeno di averne 2. Questo era il nostro ultimo servizio, vi ricordo che i contributi che avete appena visionato sono disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it, oltre che sulle nostre pagine social. Prossimo appuntamento con la nostra informazione alle ore 19. Per il momento grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata.